Ben ritrovati con Zero Policy. Questa sera abbiamo in collegamento Skype il presidente del CAI di Bergamo, Paolo Valotti. Torniamo a parlare di montagna e lo facciamo con piacere perché possiamo dire a pieno titolo che la stagione è partita. Qualche mese fa sembrava impossibile e difficile, in realtà le cose non stanno andando male, giusto Valotti? Buonasera, buonasera a tutti. È vero, quando nel mese di maggio abbiamo fatto gli ultimi incontri con i rifugisti per capire un po' come poteva avviarsi la stagione estiva in montagna, c'è sicuramente molta preoccupazione dal lato per l'aspetto ancora sanitario, per giustamente le norme che sono state imposte per l'aspetto di prudenza e di protezione della salute, ma dall'altro proprio come sarebbe nata questa stagione estiva. In realtà oggi che siamo circa a metà Ferragosto possiamo dire che la stagione in montagna tra sentieri e rifugi è comunque una stagione diciamo di soddisfazione. Dal lato possiamo dire grazie ai rifugisti, davvero professionisti appassionati della montagna, che comunque hanno cercato di innovare al meglio l'accoglienza presso i rifugi perché il rispetto delle normative ufficiali di livelli regionali e nazionali, sono state davvero la guida per riaprire i rifugi. Dall'altro, la capacità comunque anche di confermare il rifugio, innanzitutto luogo di protezione, di riparo, di soccorso, ci mancherebbe, ma dall'altro anche un luogo di, diciamo così, di convivialità, anche di cultura della montagna, di visita della montagna. Quindi un merito a questi gestori, questi professionisti che si sono adattati, hanno innovato l'accoglienza ai rifugi. Poi da questo del bilancio che possiamo oggi comunque in qualche modo tirare, anche se è un bilancio diciamo di mezza estate, la frequentazione per quanto riguarda i numeri delle persone, giovani, famiglie che hanno frequentato e stanno frequentando i nostri sentieri, i nostri rifugi sui luoghi sono davvero tantissimi. Possiamo dire numeri comunque inaspettati e comunque molto significativi. E ci fa piacere, giovani, gruppi, famiglie alla ricerca giustamente dell'aria aperta, alla ricerca del fresco, alla ricerca dei torrenti d'acqua, quello che giustamente l'estate può offrire in montagna. Dall'altro i nostri rifugi che per quanto riguarda, diciamo così, l'ospitalità, per quanto riguarda la convivialità, posso dire oggi stanno facendo comunque numeri importanti, ma importanti che giustamente nei rifugi è facile che ci faccia il doppio turno, il triplo turno, però tutto necessariamente orientato anche al rispetto delle norme, quindi distanziamenti. Molti di questi servizi sono stati fatti all'aperto, quindi sono stati aggiunti dei tavoli, sono stati aggiunti delle coperture, davvero capacità di adattamento dei nostri rifugisti importante. Dall'altro dobbiamo dire che la stagione, per quanto riguarda invece il pernottamento nei rifugi, oggi possiamo dire che viaggia a metà dei numeri che normalmente si facevano in altri stati, per tante ragioni. Quindi, questo è lo stato di fatto e ci auguriamo che se le condizioni della stagione meteorologica, il tempo ci sta dando la mano, prosegue come di fatto è stato in questo mese di agosto e mese di luglio, crediamo che il bilancio che oggi riteniamo comunque onorevole e sufficiente, possa confermarsi con quest'altra metà del mese di agosto e anche con il mese di settembre. Ecco, quest'estate abbiamo visto crescere l'interesse verso la montagna, inevitabilmente quindi è aumentato il numero delle persone che hanno raggiunto i nostri territori e che quindi hanno imboccato i nostri, sentieri. Qui si aprono diverse riflessioni. Diciamo questo, la prima riflessione è dire ci fa piacere che i bergamaschi, perché tanti sono davvero i bergamaschi che stanno raggiungendo le nostre robe, i rifugi, qualcuno conferma la passione per la montagna, ma diciamo che tanti bergamaschi stanno scoprendo le bellezze che hanno attorno a casa, per cui sentieri, percorsi, bellezze naturalistiche, fauna, flora, direi che c'è una ricchezza, tanto quest'anno anche una condizione stagionale di piovosità abbondante che per l'aspetto davvero flora alpina permette davvero di osservare tante bellissime specialità alpine. Dall'altro, ecco, diciamo, la presenza così numerosa, la frequentazione così alta, diciamo, delle nostre robbie, degli spazi, dei pascoli, di quelle che le bellezze che possiamo offrire hanno anche purtroppo un riflesso che è soprattutto legato alle persone, diciamo, nuove, le più inesperte. Mi sento dire a volte
al limite avere un po' anche dell'incoscienza. In questo senso, la montagna è un ambiente naturale in quanto tale va affrontato almeno con un po' di conoscenza, di consapevolezza e di rispetto alla montagna. E giusto per toccare alcuni punti, ci troviamo a volte davvero sui sentieri persone che vanno con l'infradito, che vanno con le ciabatte, che vanno con delle scarpette decisamente inadeguate. Quindi questo è un tasto, una conseguenza che noi riteniamo, diciamo, preoccupante. Perché chi si muove in montagna senza avere il minimo di abbigliamento, il minimo di equipaggiamento, come abbiamo detto, una scarpetta almeno con la suola scolpita. Oggi ci sono davvero anche materiali, attrezzi tecnici più leggeri, più dinamici, più facili da utilizzare, però la suola deve essere una suola scolpita, la suola deve essere una suola tipo Vibram. In montagna, ancorché in bellissime giornate che fanno anche sentire, come si chiama, il sole che è molto intenso, però il cambio di temperature può essere repentino, quindi non è improbabile che in montagna dai 30 gradi al sole, possiamo stare davvero in pantaloncini a tono rifugio, si possa scendere anche a 15-10 gradi. Questi raffreddamenti possono davvero comportare anche conseguenze rispetto alle persone. E dall'altra, ecco, la non sempre completa conoscenza, il non informarsi a volte completamente, magari chiamando un rifugista, chiamando un amico esperto, chiamando se si vuole qualche esperto del capitato che vuole guida alpina per informarsi sul percorso, se no, davvero alcune situazioni che abbiamo conosciuto di smarrimenti, vorremmo dire banali per chi conosce un po' la montagna, ma che alla fine hanno impegnato anche le squadre di soccorso alpino, hanno impegnato le squadre di vigile del fuoco. Impegnare il soccorso in senso lato vuol dire a volte anche comunque esporre queste donne, questi uomini a fare interventi che non si sottraggono mai a farli, ma in qualche modo li esponiamo anche loro a qualche rischio, perché a volte si muovono di notte, a volte si muovono con il temporale, a volte si muovono in condizioni più difficili, perché il loro obiettivo è comunque raggiungere le persone da soccorso. Quindi ecco, in una stagione che per un lato ci dà soddisfazione a tutti, gli appassionati, chi lavora in montagna, vive di montagna come sono i rifugisti, per cui anche un volano di economia per i rifugi, ma crediamo anche un'opportunità per il fondovalle, perché alla fine i turisti, gli escursionisti, gli alpinisti che girano sulle nostre robe sono persone che in qualche modo transitano nel fondovalle e crediamo che l'attività che si svolge ai rifugi è comunque uno stimolo per alimentare un volano di economia che è nel fondovalle. Ma dall'altro non abbassiamo davvero l'impegno, dal lato anche come club alpino italiano, di educare, di stimolare, di sensibilizzare la montagna, ma nel rispetto della montagna, ma con la consapevolezza della montagna, e dall'altra davvero non esporsi in modo davvero inappropriato, uso ancora un termine a volte un po' incosciente, in montagna, che anziché essere poi un'esperienza bella, positiva, possiamo dire indimenticabile, dentro la natura, dentro i panorami che le robe ci offrono, rischiano davvero di avere delle conseguenze, innanzitutto per la persona, ma anche, come ho detto, le squadre di soccorso in qualche modo sono costrette a muoversi per venire a cercarci. Ecco, i consigli soprattutto rivolti a persone che si affacciano a escursioni in montagna per le prime volte probabilmente non bastano mai. E ci sono anche soltanto alcuni aspetti che riguardano l'equipaggiamento, la scelta del percorso, l'informazione che si dà anche ai conoscenti che possono fare comunque la differenza. Vero questo, diciamo, a volte per chi è appassionato di montagna, che in qualche modo va con una certa frequenza, sembrano consigli, diciamo, facili o abbastanza. Però è vero che possiamo ricordare che l'andare in montagna, da un lato, è un momento in cui il percorso va comunque conosciuto, preparato anche a casa. Oggi ci sono diversi strumenti tecnologici che ci permettono di consultare davvero anche online cartine, percorsi, descrizioni. Tra l'altro mi sento anche di citare il geoportale Kai Bergamo, uno dei luoghi, diciamo, chiaramente virtuali di conoscenza, di dettagli informativi molto importante e molto ricco. Dall'altro, ecco, dal punto di vista anche della sicurezza, quando uno decide di raggiungere una meta, un rifugio, una baita o una vetta, è chiaro che così la sicurezza passa anche dal lato, per esempio, informare, lasciare informati qualcuno di dove andiamo. Questo è un aspetto della sicurezza. Dall'altro, l'andare possibilmente insieme a qualcuno, questo perché a fronte di situazioni inaspettate, basta pochissimo, un inciampo, una storta, una scivolata sull'erba banale, ma possono avere delle conseguenze che anche solo la persona vicino può essere, diciamo, di aiuto. Poi,
Sotto l'aspetto, come abbiamo detto prima, siamo partiti parlando delle scarpette che comunque sono un equipaggiamento, un attrezzo fondamentale, la calzatura comoda, ma anche adatta ai terreni, diciamo, accidentati come andare in montagna, è fondamentale. Dall'altro possiamo ricordare, come ha detto, in montagna, oggi sono state occasioni di temporale improvviso, una mantella fa la differenza rispetto anche alla condizione di cambio improvviso, ma sotto la mantella è come se fossimo sotto una tenda e questo ci permette di ripararci, di non bagnarci, di riparare lo zaino con i materiali che abbiamo. Quindi sono consigli, diciamo, semplici, ma che sono a volte importanti e fanno differenza. E un altro aspetto, ma nel senso un principio che ci sentiamo di rinnovare per chi va in montagna, è muoverci in montagna, camminare sui nostri sentieri, ma senza lasciare traccia del nostro passaggio. In quest'estate, in conseguenza anche di un aumento numeroso, anche se volete positivo, per certi aspetti apprezzato di gente che va sulle nostre robe, abbiamo anche purtroppo notato un aumento di rifiuti lasciati sparpagliati. Quindi un comportamento corretto e rispettoso della natura, ma rispettoso anche della gente che vive in montagna, è riportare non a valle, ma a casa i propri rifiuti e come oggi fa ogni cittadino civile differenziarlo secondo le sue categorie. Quindi anche questo principio di camminare, di andare in montagna senza lasciare traccia, ma dove abbiamo qualche rifiuto che giustamente è frutto di ciò che abbiamo portato in montagna, lo riportiamo a casa e lo differenziamo nella logica di un cittadino corretto. Questi sono piccoli consigli, ma credo che facciano da lato la differenza per un escursionista, un turista consapevole, rispettoso e anche una premessa di fare camminate, salite e avventure davvero belle e ci auguriamo davvero indimenticabili sulle nostre robe. Il pieno rispetto delle montagne. Ecco, un ultimo pensiero per chiudere questa intervista, Valotti. Ma un altro pensiero che possiamo proporre a chi va in montagna sulle nostre robe è quello che nel momento della partenza, del ritorno in fondovalle, prima di ritornare a casa, è quello di fermarsi nei paesi, diciamo, dove sono partiti per fare escursione, dall'altro anche per conoscere la gente, conoscere davvero la cultura di montagna, ma anche fermandosi in qualche negozio, in qualche esercizio per acquistare prodotti locali. Le nostre realtà di valle, le nostre robe sono davvero ricchissime di prodotti agroalimentari con tipicità ed eccellenze notevoli. Davvero l'attenzione ad andare a conoscere, acquistare e ad assaggiare questi prodotti, dall'altro ci faranno scoprire che davvero, come ho detto, le eccellenze agroalimentari, ma dall'altro lato è anche un piccolo gesto di solidarietà, un contributo che ogni frequentatore della montagna può dare per alimentare l'economia di Fondovalle, davvero nel pieno rispetto di queste genti, di queste culture che le hanno prodotte e le hanno valorizzate a volte davvero con culture millenarie nella produzione di queste eccellenze agroalimentari. E ringraziamo quindi Paolo Valotti, presidente delle CAI di Bergamo. Grazie Valotti per la disponibilità. Grazie. E ringraziamo anche tutti i nostri telespettatori, ricordando loro che Zero Pollici torna in onda da lunedì al venerdì alle ore 19 sul canale 88 del Digitale Terrestre. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.